tutte pasticce, eccomi tornata con un altro video. Allora, questo qua è il video haul di tutte le cose che ho comprato a Londra e in più di tutte anche le cose che ho comprato sia recentemente che anche magari un po' più indietro nel tempo, negli ultimi mese e mezzo, diciamola così, dai. Allora, per prima cosa voglio mostrare dell'acquisto che ho fatto ieri. L'altro giorno ero andata da Pimpi e avevo visto una maglietta che mi piaceva tantissimo. Alla fine ho detto, vabbè, non la prendo. Però niente, ci continuavo a pensare, quindi sono tornata e me la sono andata a prendere. Costava 15,99, la potete trovare ancora adesso tranquillamente, perché appunto l'ho presa ieri che era il 15 di febbraio, quindi la trovate tranquillamente, ed è fatta in questo modo. Io l'ho presa nera, ma c'è grigio scuro, ma c'era, ecco, vedete, è fatta così, ma c'era anche in grigio chiaro e ha praticamente qua sul collo tutta questa serie di strassini che brillano di luce propria e anche qua sopra il taschino, vedete? È bellissima, può essere sia elegante, perché comunque è molto molto elegante, che anche da mettere tutti i giorni. Io l'ho presa nella taglia S, ebbene sì, mi sono sentita realizzatissima quando sono riuscita a prendere un S, perché la M secondo me mi era davvero un po' troppo grande, non mi stava bene, e niente, costava 15,99. Eccola qua, quindi io vi consiglio, se vi piace, di fare un salto da Pinky, perché ecco, per 16 euro io preferisco piuttosto che prendere quelle camicette che sono solo portabili di sera perché si vede, prendere qualcosa che è portabile un po' sia di giorno che di sera e niente, non sbagliare. Poi, altra cosa che che vi mostro è questa. Allora, sapevo di dimenticarmi qualcosa, quindi sono dovuta andarla a prendere ed è, voilà, di Pandora. Sì, perché il 30 di gennaio è stato l'onomastico delle Martine, quindi tanti auguri alle Martine, buon onomastico, anche se ormai è andata. Vabbè, e quindi niente, io volevo togliermi lo sfizio perché appunto sapete che dal 25 al 28 io sono stata a Londra e volevo qualcosa che mi ricordasse anche di quel viaggio, perché comunque è stato un viaggio un po' particolare per me. E quindi niente, sono andata da Pandora e mi hanno dato la confezione, questa qua rosata per San Valentino, con anche qui il cuoricino bellina, in cui secondo me potresti scriverci da A, e ho preso un nuovo charm, il secondo charm per il mio braccialetto. Allora, vi sposto dietro il Tiffany perché sennò fa più confusione che altro. Allora, eccolo qua. Ho preso il Lucky Penny. Scusatemi. Eccolo qui. E questo qua, semplicissimo, dietro al ferro di cavallo, costato 29 euro. Eccolo qua, e dietro c'è scritto un Lucky Penny, vabbè, dietro non riesco a farvelo vedere. Se riesco metto una fotina, oddio scusatemi, se riesco metto una foto adesso. E niente, ho preso questo charm perché comunque è il penny, si sa che porta fortuna e in più è anche un ricordo della mia vacanza a Londra. E quindi, dato che questo Pandora lo voglio fare con cose che riguardano me, che penso che è un Pandora fatto proprio per me, non per, tipo, ci sono quei Pandora che si fanno per le favole e così via. No, questo Pandora deve essere fatto con cose che riguardano me, con cose che significano qualcosa per me. Quindi io volevo questo qua, il ricordo della vacanza a Londra, che è stata un'esperienza diversa, e anche, volevo anche un charm che mi portasse fortuna, quindi ho unito le due cose. Passando ad altro, vi faccio vedere questa jar in cui ho deciso di metterci dentro tutte le mie Yankee Candle, e vi mostro il tripudio di odori. Le ultime due tartine di Yankee Candle che ho preso perché erano in saldo a 1,19 euro, 1,10 euro, ma 1 euro e qualcosa. Per la prima che vi mostro è Candy Cane Lane, eccola qua. Sapete che è, ecco qui, è molto 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 carina, sa di menta, sa di candy cane, molto molto carina, non l'ho ancora provata come potete vedere. E poi la seconda è Angel Wings,
Molto molto buona, molto molto fresca e non è pesante, non è. È molto molto carina, non mi è dispiaciuta per niente. E sì, mi aspettavo facesse più odore, ma a me non è che stia proprio impazzendo per questa fragranza. E poi sapete che ho la solita Snow in Love che è qua. E vabbè, vi faccio vedere anche questo contenitore qua in cui ho deciso appunto di metterci tutte le mie tartine Yankee. Poi vi mostro due acquisti. No, in realtà non sono due acquisti, sono due prodotti che mia mamma non utilizza più. E quindi ve li mostro. Tra cui uno è questo matitone Bella Oggi Tentazione, balsamo idratante effetto glossy. Ed è di questo colore qui, nude. Ed è lo 07 Sweet Cream. Ed è appunto un effetto palesemente glossy. Eccolo qua. Molto molto carino. E l'altra è una matita che avevo preso per mia mamma, ma è rimasta lì una vita e mezzo e quindi me la sono presa io. Ed è la Lip Liner numero 11 in the Nude di Essence. Molto molto morbida. Ed è questa qua, un po' più sul marroncino. Molto molto carini entrambi e non vedo l'ora di provarli. Successivamente mi sono fatta tentare, diciamo così, da Pink Fashion 1985, a cui mando un bacione enorme perché è incinta, sta aspettando un bellissimo bambino. E quindi niente, le mando un bacione, non guarderà mai questo video, però in caso fosse, ti saluto, ti mando un bacio e dico che mi hai tentato e ci sono caduta. Perché lei parlava sempre benissimo di questa favolosa maschera per i capelli. Io avevo provato la maschera quella in tubetto, cioè proprio non in formato così, ma un formato proprio in tubetto all'argan della Omia. Sto parlando della Omia Laboratories, quindi marca biologica certificata. E però non mi ero trovata bene assolutamente, quindi pensavo fosse anche la stessa cosa per quanto riguarda queste. E invece no, ragazze, perché anche lei ne parlava e appunto diceva che quella in tubetto non aveva lo stesso effetto di una maschera in scatolina. Io questa qua l'ho trovata da OVS, se vi interessa, l'ho pagata 2,99 o 3,99. Vediamo se ho ancora lo scontrino. Non ce l'ho più. L'ho pagata 2,99 e 3,99. L'ho già utilizzata e ragazze, cioè cambia da così a così. Adesso le voglio provare tutte. Questa è il macadamia, è molto 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 buona, mi piace tantissimo. Per il prezzo che ha, secondo me è stravalida e ha 250 ml. È questa qua, l'olio di macadamia. Sapete, non ve ne sto neanche tanto a dire, certificati CEA, non testa su animali, quindi essendo certificata è biologica al 100% e non testa sugli animali è un altro fattore aggiuntivo. E quindi sono stra 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 contenta di averla comprata perché davvero non pensavo facesse un effetto del genere. Ve li ammorbidisce, ve li districa. Adesso sono un po' per le mie impressioni, ma non penso cambino. Davvero 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 ottima, la tenete in posa dai 2 minuti ai 5 minuti, magari vi lavate i capelli, mettete il mettete la maschera, vi lavate il corpo, vi depilate se dovete depilarvi, vi fate lo scrub se dovete farvi lo scrub, così intanto la maschera agisce e voi intanto fate un toccasana per i capelli. Mi muovo perché ho visto che sono le già 8 minuti che parlo. Poi, per il modico prezzo di 99 centesimi, ho preso solo un detergente intimo, soltanto perché appunto l'ho visto a 99 centesimi. E questo va sempre bene, della Fresh and Clean, questo qua col pH 5.5, extra delicato alla calendula. Non l'ho ancora provato, vi farò sapere. E un'altra cosa che mi tenta tantissimo, perché io ho già provato e sto utilizzando e mi ci trovo davvero molto bene, un prodotto di questa marca che è Ecos, che trovate da Acquasapone, da Tigotà, perché io entrambi li ho visti. E questo qua è Eco, sapete che anche questa è una marca biologica certificata ICEA e anche questa non testa sugli animali. E mi sono fatta attrarre da in realtà questo prodotto che è un doccia shampoo sport, quindi può essere sia un bagnoschiuma che uno shampoo. E a me ha attratto la scritta sport perché io facendo palestra 6 giorni a settimana devo lavarmi i capelli io comunque molto spesso e mi dà fastidio perché anche se non li lavo sudo davvero tanto e mi dà fastidio non lavarli. Cerco di lavarli un giorno sì, un giorno no, però sapete, non è che mi piace. Poi l'università, il treno, non è che. E quindi niente, mi ha attratto sta scritta sport che io boom e quindi ho voluto comprarlo. Non l'ho ancora provato perché è ancora sigillato, vedete?
Però sono davvero davvero un sacco curiosa, non vedevo l'ora di farvelo vedere per provarlo. All'olio essenziale di menta biologica. Sono proprio proprio stra curiosa. E appunto di quella marca ho anche lo shampoo con cui mi trovo divinamente. Altri due prodotti che mia mamma mi ha rifilato, mannaggia a me, ha uno shampoo, questo qua della Vidalla con estratto di uva spina, ricci morbidi e elastici, che non mi ispira per niente. E una mousse, questa qua è una mousse che però è tipo colorata a castano, perché mia mamma adesso è tipo un rosso fucsia. Sì, sono le cose da menopausa. No, però sta davvero davvero un sacco bene e quindi lei non la utilizza più ovviamente. Chissà dove è papà, la sottoscritta. Poi vabbè, sono andata a Londra e ho preso qualche pensierino. Ho preso una cartolina che ho già dato a una persona perché non potevo aspettare fino al 15, 16, il giorno in cui sto registrando, 16 febbraio, per dargliela, quindi gliel'ho già data. E a Londra comunque ho preso anche le famosissime Jelly Belly. Ne sono rimaste pochissime perché molte le ho mangiate un po' con le ragazze che erano a Londra con me. Un po' le ho date ai miei amici dicendogli: vuoi provare queste caramelle? E poi gli capitava magari il gusto che faceva schifo. Comunque le ho provate alcune, ho provato anche i gusti buoni, non sono male. Però i gusti cattivi fanno davvero cagare. Cioè, passatemi il termine, ma mamma mia, ho provato vomito, cerume, mi ha preso qua, stavo per vomitare, una cosa allucinante. Ce n'è ancora un po' per altre persone che andranno sotto le mie grinfie. Poi ho preso, vabbè, mi sono portata a casa questo qua di un pub in cui ero stata. Ah vabbè, mi sono portata anche a casa questo qua English Go, che in teoria ti aiuta a spiegare l'inglese, ma ancora in cellofanato, chissà mai quando lo andrò a utilizzare. Con l'ultimo pound 50 mi sono prese queste, che sono le freccettine. Sì, un pound 50 è esagerato per queste qua, sono 5 freccette e ognuno ne contiene 30. Io so che anche Tiger le vende a 1 euro, non so quante ce ne siano dentro. Comunque vabbè, a me rimaneva l'ultimo pound 50, dovevo spendere, ho trovato questo da Claire's e l'ho preso. Siamo andati anche da Primark, che dopo vi faccio vedere. Poi sempre al platform 9 3 quarti, dove ho preso appunto le Jelly Belly, ho preso anche due matite pagate 99 pound l'una. Una è questa qua, Harry Potter bianca con scritto platform 9 3 quarti, e l'altra è sempre però scritta in un altro modo e scura, Borgogna, e questa qua è la bianca. Tutte e due hanno il gommino e tutte e due sono ancora inutilizzate, così adesso posso utilizzarle. Poi ho preso un portachiavi per me, un portachiavi anche per mio papà, e vi faccio vedere se lo trovo. O proprio. Niente più portachiavi per mio papà. Eccolo qua. Portachiavi per mia mamma non ce l'ho qua. Il portachiavi mio era un semplice bus, quelli di Londra. E poi per mio papà invece ho preso questi qua. Con la bandiera americana, sia in inglese, con scritto London and England. Che il cuore all'interno si gira. E poi ho preso una cartolina. Due cartoline, una l'ho data via e l'altra non so se darla o no, ed è bellissima, mi piace tantissimo questa qua, con sfondo di Londra, Big Ben e poi il bus rosso, molto molto carina. Come potete vedere sono ancora tutte nella loro carta, quindi si vede che non le ho utilizzate le cose. E io non so se ho finito, no, penso proprio di sì, vi ho mostrato tutto. E questi da Primark, ho preso una sciarpa che era in saldo, enorme, enorme, davvero tanto enorme. Vabbè, non ve la apro tutta perché l'ho appena piegata. Una sciarpa bianca semplice, che ho lavato adesso, infatti è uscita adesso, aspettavo anche lei, che ho pagato 3 pound. E poi ho preso una maglietta, io e le altre due ragazze che erano con me, per ricordo, diciamo. Ho sbagliato la taglia perché è troppo 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 grande, però pazienza, con scritto Oxford Street W1 City of Westminster, appunto dove era Primark, perché era Oxford Street. Ragazzi, è bellissima quella via lì, ed è semplice, è grigia fatta in questo modo, ancora appunto la scritta, nulla di particolare, però era un acquistino che volevamo fare. E niente, è ufficiale, questi sono tutti gli acquisti di Londra e in generale dell'ultimo periodo. Io spero che il video vi sia piaciuto. Dai, yeah. Oh,
il video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel mi piace, commentate su quali acquisti vi sono piaciuti di più e quali prodotti tra quelli che vi ho mostrato mi interessa una recensione più nello specifico.